quindi adesso abbiamo capito che un numero complesso lo posso indicare a coppia x e y, che quando scrivo x più y non sto facendo altro che indicare la coppia x y. Ragazzi, questa la notazione, questa è la notazione algebrica x più y, le operazioni di addizione di moltiplicazione diventano x1 più y più x con y più y è uguale a x1 più x con 2 più y più x con 1 più y con 2. Per ogni x1 più x con 1 per ogni x con 1 più y più x con 1 e x con 2 più y più x con 2 appartenenti x con 1 più y più x con 1 per x con 2 più y più x con 2 è uguale a x1 x con 2 meno y con 1 y con 2 più y x con 1 y con 2 più x con 2 y con 2. Poi coniugato di x con 1 più di y con 2 è uguale a x con 1 e y con 1. Poi inverso questo per senza ricordarlo, basta moltiplicare il numeratore e il denominatore per il coniugato di x con 2 più y più y, cioè moltiplicare il numeratore e il denominatore per x con 2 meno y più y con 2. Ragazzi, voglio farvi vedere, facciamo il prodotto di un numero reale per un numero complesso. Se ho A che è un numero reale, e se ho A x più b più c, un numero complesso, con A cosa intendo, ragazzi? Stiamo ben attenti, con A intendo l'elemento A0. Faccio A per x più y in base a quello che abbiamo visto, a x più y a y più uguale a x a y. E ritrovate, ragazzi, il prodotto di uno scalare per un vettore. Proposizione.
omega z. Ragazzi, se numeri complessi li indicherò qualche volta, indico con x u, con la coppia x u, qualche volta indico x più i u, è la stessa cosa, è chiaro, d'accordo questo fatto? Adesso in poi lo scrivo x più i u, esattamente la stessa cosa, d'accordo? Quindi a volte userò questa notazione, a volte userò quest'altra notazione. Vabbè, sia z uguale a appartenente a C meno le origine. Ragazzi, con 0 denoto la coppia 0, 0, ok. Allora, esiste ed è unico theta appartenente all'intervallo meno pi greco, pi greco, tale che z, questo scrivo come il monte norma di z cosine theta più i norma di z seno di theta. Consideriamoci z, ho preso z diverso elemento 0. Pensiamoci z sulla norma di z. Quando è la norma di z sulla norma di z? Questo elemento di norma 1. Quindi questo fatto implica dove si trova z, su, z sulla norma di z? Si trova sulla circonferenza. È un punto z sulla norma di z, è un punto della circonferenza di centro origine e raggio 1, si trova sulla circonferenza, allora è un punto che sta qui sotto. Come si rappresentano i punti della circonferenza di centro origine e raggio 1? Sotto quindi esiste è un teta appartenente all'intervallo aperto di uno di greco allora, theta sulla norma di z fino come cosine di theta se theta, questa è la norma theta, con questo punto a coordinate cosine theta se theta, e esiste un unico theta appartenente all'intervallo meno pi greco pi greco che verifica questa unità. Ma questo non è altro, ragazzi, cosine di theta non è altro che cosine di theta più i seno di theta, d'accordo? Moltiplicando a me meno per la norma di z, questo fatto di che esiste meno di theta appartenente meno più greco fi greco tale di z uguale norma di z cosine theta più la norma di z più i la norma di z. In base a questa osservazione possiamo dare la seguente definizione. Assegnato z appartenente a un volume complesso meno di origine, l'unico delta appartenente all'intervallo meno più greco più greco tale che z sia uguale al modulo di greca cosine theta più i modulo di greca sin theta si chiama argomento
principale di z e si denota con a. L'insieme r di z più 2 k più greco, quindi k appartiene a z, si denota con r di z. Z nel campo complesso diverso dall'elemento da 0, d'accordo? In virtù della proposizione precedente esiste un unico teta appartenente a meno pi greco pi greco, tale che z non lo posso scrivere con il modulo di z cosine teta più il modulo di z sia di teta. Questo teta lo chiamo l'argomento principale di z e lo denoto con questo simbolo. Quindi l'argomento principale di z è un numero maggiore di pi greco, di meno pi greco e minore o uguale di pi greco. Stop. Poi consideriamo questo insieme. L'argomento principale di z, che è un numero, più 2k pi greco, facendo variare k nell'insieme dei numeri relativi. Questo insieme si denota con arg minuscolo di z. Quindi arg minuscolo di z non è altro che l'insieme costituiti dall'argomento di z più 2k pi greco, facendo variare k in z. Ovviamente, ragazzi, in virtù della periodicità del seno e il coseno, questa relazione è vera se contento uguale all'argomento di z è vero per definizione dell'argomento principale di z. Ma se al posto dell'argomento principale di z ci mette l'argomento principale di z più 2k pi greco, quindi ci mette un elemento dell'arg con la minuscola di z, questa relazione continua ad essere vera. Se a te la sostituisco l'argomento principale di z più 2k pi greco, la relazione continua ad essere vera. D'accordo? Ragazzi, riepilogando, abbiamo definito i numeri complessi sono le coppie di numeri reali, e il campo di numeri reali non è altro che R quadro munito di due operazioni, quindi un numero reale, un numero complesso non è altro che una coppia XY, con XY appartenente ad R. Abbiamo usato la rappresentazione algebrica, si può scrivere un numero complesso nella forma x più y, è un altro modo di scrivere xy, ed è un altro modo di scrivere numeri complessi la forma polare. Sia rho appartenente a 0 più infinito e theta appartenente con il simbolo rho theta denotiamo il numero complesso rho cosine theta più il rho.
più fisso ρ maggiore di 0. Fisso ρ appartenente ad R. Quindi, sto prendendo il numero, il punto del piano, che ha distanza dall'origine uguale a ρ. E tale che l'angolo, vediamo un tema, l'angolo formato con l'asse x, questo è l'angolo formato con l'asse x, il numero complesso. Ragazzi, è evidente che ogni volta è fisso ρ maggiore di 0, maggiore o uguale a 0, teta appartenente ad R, individuo un numero complesso, d'accordo? Viceversa, ogni volta che un numero complesso ho un unico ρ, lo posso uscire in questo modo? Sì, ma la rappresentazione è unica? No, ovviamente, perché abbiamo visto prima, ci posso mettere come θ l'argomento principale di z, ma ci posso mettere come θ anche l'argomento principale di z più 2k, il problema che però sia maggiore di t, questo è l'argomento principale di z più 2k più t, d'accordo? Quindi ogni volta è fisso ρ e θ individuo un unico numero complesso. Viceversa, quando c'è un numero complesso la rappresentazione non è univoca. Però questa rappresentazione è utile per fare le operazioni di moltiplicazioni, di divisioni, le potenze, come vedremo, le radici, i numeri complessi. Intendiamo questo, sì, perché quando io scrivo così vuol dire che ρ1 e ρ2 sono numeri maggiori o uguali di 0 e θ1 e θ2 sono due numeri reali qualsiasi. Allora, se faccio il prodotto di ρ1 e θ1 e ρ2 e θ2, questo è uguale a ρ1 e ρ2 θ1 più. Da qui ottengo che ρ1 θ1 alla n è uguale a n ρ1, ρ1 da ρ1 alla n per n θ1 con n per n a n. Poi 1 su ρ1 θ1 è uguale a 1 su ρ1 meno θ1 se ρ1 è maggiore di 0. ρ1 θ1 è coniugato, è uguale, se facciamo la divisione, ρ1 θ1 su 2 θ2, questo è altro uguale a ρ1 su ρ2 θ1 meno θ2 se ρ2 è diverso da 0. Il coniugato di ρ1 θ1 è uguale a ρ1 meno. Ragazzi, queste proprietà seguono immediatamente dalla proprietà del seno, la proprietà
delle funzioni trigonometriche. D'accordo? Parlo, avete fatto questa analisi 1? Eh? Fatto già l'analisi 1, già conoscete queste cose. D'accordo? E quindi questa è la forma, la rappresentazione polare è agevole e utile quando vogliamo fare i prodotti, quando vogliamo fare le potenze, quando vogliamo fare le divisioni, usare la forma polare. Ragazzi, vediamo un po' il significato geometrico del prodotto di due numeri complessi. Allora, superare il numero complesso z uguale ρ se non lo posso sempre rappresentare questo con θ meno θ maggiore di 0 più uguale 0 più meno uguale 2 più 1. Ci sono qui dentro e altro numero completo, questo è z1. Prendiamo su z, chiamiamo il numero complesso a uguale, lo facciamo, si chiama teta 1 lo 1 teta 1 e z2 lo 2 teta 2, uguale teta 2 lo prendiamo maggiore uguale 0 meno uguale 2 per comodità, no, no. Non è che siamo vincolati a fare questa scelta. Dovete fare il prodotto z1 per z2. Questo qui è ρ1 per ρ2. Z1 più z2. Allora, su quelli ragazzi. Questo è z1. Questo è z1. E questo è proprio la sua norma. Lo sto moltiplicando per z2. Il numero complesso che cosa c'ha? C'ha la fase θ1 più θ2. Quindi sto facendo. Questo è l'angolo θ1, d'accordo? Z2 sta qui. Cosa sto facendo ragazzi? La fase del prodotto sarà la somma di queste due fasi, θ1 più θ2. Quindi sto ruotando quest'angolo z1 di un angolo θ2. Andiamo avanti. Quest'angolo è θ1 più θ2. Mi sto ruotando di un angolo θ2, d'accordo? Qua sto ruotando in angolo θ2. Poi cosa sto facendo? Chi sarà la nuova, la distanza di questo punto dall'origine? È ρ1 per ρ2. Allora supponiamo, questi sono i casi. Se ρ2 è uguale a 1, la distanza è la stessa di prima. La distanza è la stessa. Se ρ2 è maggiore di 1, state aumentando la distanza, quindi state facendo una dilatazione. Se ρ2 è minore di 1, state facendo una contrazione. Quindi il punto sarà su questa, no? Qui, su questa semiletta. D'accordo? Avete preso questo punto, l'avete ruotato e avete fatto poi una dilatazione o una contrazione. A secondo se ρ2 è maggiore di 1 o minore di 1. Chiaro? Avete questo punto z1, z1. Lo state continuando per z2. Cosa ottenete? Avete ruotato questo punto di θ2 e poi l'avete dilatato o contratto a secondo se ρ2 è maggiore di 1 o minore di 1. Quando invece vado la potenza, ragazzi, R di una legge che ρ a n teta. Quindi io posso fare di partenza teta, questo è il vostro punto, questo è il vostro
d'accordo? Lo state dotando di n-1 teta. Quindi state andando qui, per esempio, arrivare a un certo punto, cosa arriva? D'accordo? Adesso sto vedendo, per esempio, 1, 2, 3, 4, questo è 4 teta. D'accordo? E poi, cosa stai facendo? Dipende da ρ. Se ρ è uguale a 1, la distanza è la stessa. Se ρ è maggiore di 1, ρ alla n è più grande di ρ, lo sta dilatando. Se ρ è minore di 1, lo sta contraendo. Andiamo ora alla definizione di radice. Molte cose che sono andate un po' più, non mi sto fermando molto perché sono cose che già conoscete queste. D'accordo? Prendiamoci. Fissiamoci z. Fissiamoci z appartenente a C, meno origine. Fissiamoci n. Numero naturale. Domanda: esiste W appartenente a C di tale che W alla n uguale z? D'accordo? Ho preso z deve essere dall'origine perché se z è uguale all'origine, poi è uguale all'origine, più c'è la storia. Ok, allora domanda, fissato z, esiste una W tale che z è uguale a n uguale a z? Esiste, prima esiste, poi quante ne sono? Per rispondere a questa domanda, cosa facciamo? Scriviamoci z in forma polare. Z lo posso scrivere come la norma di z teta. W, scriviamo anche in forma polare, posso scrivere come la norma di W e rischiamo questa equazione usando la presentazione polare. Abbiamo che W polare n è uguale a z c'è soltanto se norma di W fi alla n è uguale a norma di z teta. Io sono anche a scrivere chi è la potenza di numero complesso pensando in forma polare, no, per numero complesso che per modulo per norma la norma della potenza della norma e per argomento delle volte noi siamo saputi ragazzi quali sono uguali questi numeri complessi? Sono uguali se soltanto se i moduli le norme sono uguali la distanza dei punti all'origine deve essere uguale la norma di W la norma di W e inoltre gli angoli o sono uguali oppure riferiscono di due capi pi greco. Quindi vuol dire che nf è uguale a teta più 2 capi pi greco con k appartenente a z. Quindi questo è uguale a scrivere che la norma di W è uguale alla radice ennesima della norma di z. E fi è uguale a t più 2 k greco fra 3 con k appartenente. Quindi abbiamo individuato chi è W.
io sono anche a scrivere, che tutti ho visto qua, la diciannesima della norma di z, theta più 2 k di greco fratto n, con k appartenente a z. Quindi abbiamo trovato che quel problema ammette soluzione. E a prima vista sembrerebbe che le soluzioni siano infinite. A prima vista dico questo fatto. Perché se andiamo a fare la verifica vedremo che le soluzioni non sono infinite. Perché? Guardate una cosa, ragazzi. Prendete theta k uguale a 0. K uguale a 0 è cosa che è? Prendendo z a 0 è uguale a theta fratto n. Scusate, tenete z a 0 di parte la radice ennesima del modulo di theta theta fratto n. D'accordo? Poi andiamo a prendere k uguale a 1, theta 1 è uguale la radice ennesima del modulo di z, cosa dire? Theta fratto n più 2 pi greco fratto n. Trovate? Per k uguale a 1, vediamo qua k uguale a 1, 2 pi greco fratto n. Poi analogi per k uguale a 1, zeta 2 uguale la radice ennesima della norma di z, theta fratto n più e qua pi greco fratto n. E andiamo avanti fino avremo z n meno 1 sarà uguale radice ennesima del modulo di z che fratto n più 2 n meno 1 pi greco fratto n. Abbiamo tutto, fino adesso numeri tra di loro, numeri complessi distinti tra di loro, questi numeri complessi tutti distinti tra di loro, d'accordo? Vedete cosa succede adesso all'elemento successivo zn. Zn che è, ragazzi? È la radice ennesima della norma di z theta fratto n. Cosa devo prendere qui dentro? Devo prendere n più 2n pi greco fratto n. D'accordo? Ma questo è chi è, ragazzi? Nn di soggetto è la radice ennesima del modulo di zeta theta fratto n 2 pi greco. Ma questo non è altro che z0. Perché non faccio il coseno di theta fratto n, faccio il coseno di theta fratto n di 2 pi greco è la stessa cosa. Se faccio il seno di theta fratto n, faccio il seno di theta fratto n più 2 pi greco è la stessa cosa. D'accordo? Quindi z n non è altro uguale a 0 0, mi trovo z 0. Andiamo a vedere per esempio z 1, la radice ennesima della norma di z theta fratto n più 2n più 1 pi greco fratto n. D'accordo? Questo è lo stesso video. Questo è uguale a radice ennesima della norma di z theta fratto n più viene 2 pi greco più 2 pi greco 2 pi greco fratto n più 2 pi greco. Ma questo non è altro che z1. Scusa, questo è z su n più 1, ma zn più 1 non è altro che z1. D'accordo? Perché la fase differisce di 2 pi greco, la fase
e quindi quando viene calcolato il cosine del seno esce lo stesso. E così andando avanti, ragazzi, fate zn più 2, vi trovate z2. Quindi in conclusione, le radici che sembravano apparentemente infinite non sono infinite, ma sono finite, e precisamente sono quelle che ottenete prendendo zk uguale 0 1 n-1, perché poi quando vedete gli altri valori di k ricadete su una di queste, radici. D'accordo? Quindi le radici, allora, la conservazione sia delta uguale rote diverso da 0 numero complesso. Definiamo la radice ennesima di rho theta uguale il numero complesso che ha per norma radice ennesima di rho, e per modulo theta più 2 k più delta fratto n con k uguale a 0 più 1 n meno. Questi sono tutti e soli i numeri complessi che elevati alla n vi ridanno 0. D'accordo? Quindi quando avete un numero complesso, la prima cosa è scriverlo in forma polare, tipo rho theta. Poi chi ha la sua radice? La radice è il numero complesso che ha, qui si chiamerà anche modulo, si chiama ragazzi, non lo conto, il modulo, la radice ennesima del modulo di z. E per argomento theta più 2k pi greco fratto n, con k che ha suoi valori 0, 1, n meno 1. Quindi la radice ennesima, il numero complesso sono precisamente? Sono precisamente? N. Perché ragazzi, qua parte si parte da 0, Dove si trovano ragazzi queste radici? Tutte qua si trovano sulla circonferenza di centro d'origine e raggio radice ennesima di rho. E di quanto differiscono tra di loro? Di 2 pi greco fratto n. D'accordo? Quindi sono disposte simmetricamente. Hanno una simmetria. Quindi i soldi, ragazzi, basta, non occorre calcolare tutte, basta che si calcola la prima, di solito si riesce a capire come sono disposte le altre per simmetria. Più delle volte. D'accordo? E si hanno le radici e il numero.